Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ho delle emozionanti anticipazioni riguardo Terra Mara per le puntate in onda dal 28 al 30 luglio. La trama si intensifica con uno scontro tra Ilmaz ed Emir riguardo alla paternità di Adnan. Durante questa discussione accade qualcosa di tragico. La vita del piccolo viene messa in serio pericolo a causa di uno sparo. Successivamente, durante una cena in famiglia, Ilma trova il momento adatto per condividere una decisione importante. Prima di farlo, però, desidera scusarsi con Beice e Fikret per averli coinvolti nelle intense discussioni e litigi tra lui e sua moglie. Yilmaz prosegue il discorso rivolgendosi direttamente a Mushgan. Riconosce che non ha senso continuare un matrimonio che ha perso il suo significato e comunica il desiderio di divorziare per il bene di entrambi e soprattutto per il bene di Kerem. Sottolinea che nonostante il divorzio sarà sempre presente nella vita del piccolo. Tuttavia è consapevole che ottenere il divorzio da Mosga non sarà facile. Nel frattempo la dottoressa parla con sua zia e spiega di non avere alcuna intenzione di separarsi, poiché non vuole che suo marito ricada tra le braccia di Zuleia. Beice consiglia a Mulgan di smettere di pensare a Zuleia e di concentrarsi sulla salvaguardia del loro matrimonio, tenendo anche conto delle minacce rappresentate da Fikret. D'altro canto, Demir torna in villa carico di regali e con l'intenzione di riconciliarsi con sua moglie e i suoi figli. Tuttavia la tensione raggiunge l'apice quando, pieno di rabbia, interroga Zuleia riguardo al suo piano di fuga quella notte. Con il supporto della matriarca, Zuleia. Confessa a Demir che Ilmaz è stato il suo figlio e che è giunto il momento di porre fine al loro matrimonio. La rivelazione di Zuleia accoglie Demir di sorpresa, poiché ora è convinto più che mai che Ilmaz possa rivendicare la paternità del piccolo Adnan. Nonostante il discorso logico e sensato di Zuleia, Demir non è più disposto ad accettare la proposta di divorzio. Adesso non è più un segreto che Adnan sia figlio di Ilmaz. Ma Demir è determinata a mantenere il controllo su di lui e a non permettere a Ilmaz di portarlo via. Decisamente, Demir decide di organizzare una sontuosa cerimonia di circoncisione per il piccolo e invita l'intera città a partecipare. Nonostante Zuleia e Unkar cercano di convincerlo dell'età prematura del ragazzino, Demir fa sapere loro che ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di cambiarla. La mattina seguente, Demir annuncia l'evento in città per far sapere a tutti della cerimonia. Tuttavia, nella tradizione, la circoncisione viene eseguita intorno ai dieci anni e per questo Duleia crede che suo marito sia cercato di sfruttare il piccolo Adnan per dimostrare la sua supremazia. Poco dopo, la notizia arriva alle orecchie di Ilmaz tramite Cetin. Arrabbiato, Ilmaz si precipita nella villa Yaman per affrontare Demir e reclamare la paternità del bambino. La situazione è tesa e il destino di Adnan è ancora incerto. Con voce carica di preoccupazione, Ilmaz si rivolge direttamente ad Emir e gli pone una domanda cruciale: Che intenzioni hai nei confronti di mio figlio? Voglio che tu sappia che non lascerò questa villa senza Adnan al mio fianco. Durante il confronto tra i due, la situazione diventa tesa e Ilmaz istrae una pistola. Tuttavia, nessuno dei due è consapevole del fatto che Adnan si trova nella stanza da letto e sta giocando pericolosamente con la pistola di Demir, completamente ignaro dei rischi. L'atmosfera si carica ancora di più di tensione quando un colpo viene sparato, lasciando tutti in sala sconcertati. Zuleia nota che lo sparo non proviene dall'arma di Ilmaz, ma la domanda ora è: chi ha sparato? Inaspettatamente, mentre Adnan si trovava nella stanza in attesa della cerimonia, ha afferrato la vera pistola con cui stava giocando e ha premuto il grilletto. Adnan viene immediatamente trasportato d'urgenza in ospedale, mentre Zuleia vive una sofferenza indescrivibile come madre, osservando suo figlio lottare per la vita. Ogni istante che passa diventa un'agonia per lei. Poco dopo Mosgan arriva in ospedale e Zuleia è presa da un acceso di nervi quando scopre che la dottoressa sarà presente nell'ambulatorio. Dove Adnan sarà operato. Zuleia teme che Mulgan possa danneggiare Adnan in qualche modo. In uno stato di profonda angoscia e paura per le condizioni del figlio, Zuleia ritiene che Demir e Ilmaz siano i responsabili di quanto accaduto. Nelle ore successive, l'atmosfera in ospedale è carica di tensione a seguito degli eventi che hanno coinvolto Adnan. Ilmaz e Demir sono in attesa all'ingresso della sala operatoria, sperando di ricevere notizie rassicuranti. Nel frattempo Zuleia è piena di nervosismo e agitazione, mentre tutti aspettano notizie sull'esito dell'intervento. La situazione è estremamente delicata e tutti sperano per il meglio di Adnan. Unkar e Fekeri sono presenti durante questa scena e Ilmaz con tono pacato chiede loro di allontanarsi e riflettere sulla loro rivalità. Gli esorta a considerare ancora una volta ciò che è accaduto e a firmare la pace. Il video termina qua. Che ne pensate di tutto ciò? Fatemelo sapere nei commenti e se il video ti è piaciuto, lasciami un bel mi piace ed iscriviti al canale così non perderai le future anticipazioni di Terra Amara. A presto, ciao!